è proprio Semantic Web. Che cos'è Semantic Web? Il concetto di Semantic Web viene introdotto da Tim Berners-Lee durante una TED Talk in California, nella quale appunto introduce la possibilità di arrivare ad avere questo web semantico nel quale tutti diciamo, i dati che vengono pubblicati, i file che vengono pubblicati, le pagine web eccetera, possono essere associate a delle entità e quindi a una serie di dati e metadati che ne costituiscono il contesto, quindi che specificano il contesto semantico di cui stiamo parlando all'interno di una pagina. E questo web semantico è diventato realtà grazie anche agli aggiornamenti e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno dell'algoritmo di Google, e che ha portato appunto al tentativo di comprensione del contesto semantico delle pagine da parte del motore di ricerca. Infine, come possiamo vedere, tuttora il web semantico è già divenuto realtà. Infatti grandi brand come Airbnb, Facebook eccetera hanno già un proprio knowledge graph che gli permette al motore di ricerca e alla ricerca interna delle piattaforme di utilizzare dati strutturati e di conseguenza di avere un'idea semantica di quello che è il web attuale.